Ora, bene che sia stato fatto un passo in avanti nell'apertura della carreggiata di Viale del Sole, questo è bene. È bene che siano terminati i lavori di interferenza della linea terna alta tensione, rimane da fare tutto il resto. Perché siamo preoccupati? Perché ad oggi è stato realizzato il 58%, rimane da fare il 42%. Se si prosegue come si è fatto negli ultimi mesi, cioè 2% al mese, è evidente che noi non riusciremo ad arrivare a fine anno. Nonostante gli oggettivi passi in avanti fatti, il comitato dei residenti del quartiere dell'Albera restano titubanti. Il cantiere della bretella della SP46 è stato troppe volte ritardato per imprevisti. Fondamentale il coordinamento della prefettura, che ha disposto un resoconto trimestrale dei lavori a garanzia del rispetto del cronoprogramma, annunciati a breve l'apertura di nuovi sottopassi. Bene che si apra il nuovo sottopasso Ambrosini, però con quell'apertura e l'apertura di qua, se non c'è la realizzazione della bretella, il rischio è che tutto si intasi. Rispettato l'impegno anche di Terna, che ha completato il 95% dei lavori di sostituzione dei piloni dell'alta tensione, ma per il comitato serve fare presto e mettere al lavoro più operai. La spada di Damocle dell'aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe essere la giustificazione di ulteriori ritardi. Io sono un inguaribile ottimista, nonostante abbia visto tante lungaggini, eccetera, ritardi, eccetera. Penso che per la fine dell'anno finalmente si potranno vedere le auto e i tir deviati dal Villaggio del Sole, dai quartieri nostri. Mi auguro che anche vengano fatte le opere di mitigazione ambientale e paesaggistiche, 3,9 milioni da spendere freschi, che sono tanto importanti anche per la vivibilità di tutto il territorio.